La nostra voce è un segnale analogico, quindi attraverso il microfono noi discretizziamo la nostra voce, quindi il segnale diventa discretizzato e quindi digitalizzato e può diciamo oltrepassare questa telecamera. Come parlano difficili gli ingegneri. Allora va bene, cominciamo questa intervista così, abbiamo capito come funziona un microfono. Questo lo avete imparato all'università? Sì, 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 abbiamo imparato all'università, lo devo tenere io, vero? Andiamo a prenderci un caffè con il nostro nuovo amico, Yamo.it. I nostri colleghi maschi sono timidi. Ho lezione fino alle 7 quest'anno pure, quindi passiamo il giorno intero. E questo è un posto dove studiamo molto, e ci confrontiamo, facciamo esercizi. Il posto in cui possiamo fare la nostra pausa, in cui ci possiamo finalmente rilassare, basta sapersi organizzare. E si crea come una seconda famiglia qua all'università, perché veramente ci si passa davvero tante ore insieme ai propri colleghi. Allora, adesso intervisteremo uno dei nostri colleghi preferiti. Sono stati 3 anni molto importanti e adesso spero di specializzarmi al più presto possibile. Cosa vuoi fare da grande? Spero l'ingegnere, appunto. Mi ha sempre appassionato la matematica, la fisica, insomma queste materie così. Dobbiamo sfatare un bel po' di pregiudizi sulle università del sud, sulle donne ingegnere. Insomma è stata anche per me un po' una sfida. Adesso io faccio la magistrale, quindi ho già finito un ciclo. Vediamo più da vicino quella che è la vita dell'ingegnere. Non è soltanto teoria. Abbiamo lavorato moltissimo in laboratorio, esperimenti, comunque anche in ambito di esami o anche le tesi. Esco da uno scientifico, dal Vinci. Il primo anno è un anno diciamo di impatto perché è diverso dalla scuola superiore. Si ha molta più comunque autonomia e si gestisce il tempo, cioè personale come gestisci il tempo. Però ti responsabilizza. Sì, ti responsabilizza perché sei tu a fare delle scelte. C'è un altro nostro collega che ha scelto ingegneria elettronica. Ho scelto ingegneria perché già da piccolo, ecco, davo i numeri, esatto. Io inizialmente ero indecisa perché avevo una grande predisposizione verso le materie letterarie. Mi piaceva molto la filosofia, la storia. Poi però ho riconosciuto che l'amore per la matematica è più raro e quindi sfruttandolo magari gli sbocchi lavorativi potevano essere maggiori e quindi alla fine ho scelto ingegneria. La vita dell'universitario è molto diversa, abbiamo un bel rapporto con i nostri professori che sono sempre predisposti ad aiutarci e a sostenerci. Lui è appunto il nostro prof. Ci si confronta anche su temi che vanno al di là di quella che è i meri argomenti lezione. E penso che una delle più grandi soddisfazioni che possa avere un professore è quando in istituto di laurea il ragazzo ti fa firmare la richiesta di licenza per sostenere gli esami di laurea. Vuol dire che già lavora, che già è sistemato e spesso mi sta capitando questa cosa. Se hanno delle lamentele ce lo dico normalmente abbastanza a viso aperto. Certo. E la lamentela che le hanno fatto, prof? Che parlo troppo velocemente, spesso. Un po' è vero però. È la mia natura, sono così.